you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little? Pathos di Ozieri non è stato portato. Osama Bin ieri ha avuto un infortunio proprio qua mentre faceva i controlli veterinari. Dunque, due cavalli che hanno già corso e che hanno dimostrato di essere barberi molto interessanti per la carriera vengono a mancare. Morosita invece questa mattina alle 6 è stata portata, quindi probabilmente l'assenza di alcuni cavalli cambierà un po' gli equilibri. Ma andiamo a vedere com'è andata la giornata, andiamo a sentire anche a fine mattinata quello che è un bilancio parziale del lavoro di due giorni da parte di uno dei medici della commissione veterinaria. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me. Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle. Andrea Chessa, vincitore del Palio di Bientina, quello che si corre a luglio. Quest'anno tra l'altro c'è anche il Palio straordinario di Bientina, sì. Quindi ci sarai di nuovo. Sì, riparto dal villaggio, contadovelo, ecco, il mese scorso, e si riparte via. Siena, oggi hai portato che masca, una forma spettacolare. Ho dato quella masca e poi alle 8 prima ho portato anche, lo confesso, è un cavallo nuovo Rosenberg. Ora vediamo il riuscito. Lo confesso, è un cavallo interessante. Sì, secondo me sì, è un cavallo interessante, che comunque anche quest'anno l'abbiamo visto anche a Mociano e Monticciano, che può avere le doti giuste per piazza, ecco, poi un cavallo che comunque c'è anche un po' di categoria e che è un po' galoppa, quindi anche quello ci vuole. E quindi vediamo quindi un po'. Lo presenti tu poi per tutte le fasi successive? Sì. Lo monterò io alle prove di notte e poi se va alla tratta lo monterò io, almeno faccio un giretto anch'io. Non hai portato Tempesta da Clodia. Lo sai che mi piace tanto. Piace a tanti quello. No, quest'anno, sai, a parte anche i proprietari hanno deciso di fare altre strade, ecco, perché c'è anche tanti altri pali. La cavalla è un po' anche voluta anche dalle altre parti e quindi giustamente i proprietari, tocca fare anche quello che dicono i proprietari, quindi per quest'anno è così, poi il prossimo anno si vedrà, ecco. Vediamo. Per quanto riguarda te invece? Che ti devo dire? Ci sei, vinci. Sempre, sì, vinco, perdo, faccio bene, però si parla sempre delle solite cose, ecco. Parla sempre delle solite cose, si aspetta e vediamo un po' di trovare, ripeto, sempre, parlo sempre delle stesse cose perché dico sempre le stesse cose perché... Beh, però insomma, dove vai, vinci, ti fai vedere, no? Ma si vede che non basta quello per Siena, si vede che ci vuole altre cose, si vuole che ci vuole altri incastri e come avevo già detto altra gente, se a questo punto mi viene da capire che se non monto c'è qualcosa che non va, magari do fastidio. Qualcuno, non lo so, altro non so che dirti. Ti ritieni l'allievo di Bazzoletti oppure no? Sì, vedrai, sì, nel senso, mi alleno insieme a lui, cerco sempre di imparare da lui, lui mi cerca sempre di correggere, insomma, di insegnarmi, sicché
Quanti anni hai? 23. È un po' che sei dal Bartoletti. Quanti chili hai perso? Un po' sì. Un po' mi sono disidratato, eh. Perché se ti alleni col Bartoletti, quante ore fate allenamento? 8 ore? Quasi. Forse qualcosa in più. No. Ce la fai reggere i ritmi dell'uomo bionico o no? Ma per ora abbastanza, dai. Oh, che c'entra? Durafatia si durafatia per forza, però insomma, bisogna. E com'è? Come maestro è buono o è severo? È severo quando deve essere severo, eh? No, no, io mi ci trovo bene, nel senso, è giusto che sia anche severo, no? Se no, no. Uno non impara mai. È un uomo molto disciplinato, Jonathan. Sì, sì. Quindi ti ha insegnato la disciplina, è come essere un militare, ecco lui, secondo me. Sì, sì, è vero, è vero. È vero, ma fa bene, eh. Fa bene, nel senso, non lui fa bene a insegnarti la disciplina, sì, fa bene proprio nel senso alla persona, a me, no? Voglio dire, uno impara per bene a tutto, per la vita in generale. Sì, 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 per la vita in generale. Senti, allora avete una quantità industriale di cavalli, quindi il lavoro non vi manca, cavalli tutti, devo dire, di qualità e di livello. Questa è tua galana che vuole leccare la telecamera, che è molto curiosa lei, eccola là. Curiosissimo. Senti, quindi tu li monti durante tutta la stagione, li monta anche Jonathan, perché è uno che, insomma, a lui piace montare. E qual è il tuo preferito di scuderia? Ma io mi trovo bene anche con lei, devo essere sincero. Ci ho corso quest'anno, poi anche le prove di notte, le batterie. Io mi trovo bene anche con lei, devo essere sincero. Sì, sì, mi piace. Quindi prove di notte, sei pronto? Sì, ormai bisogna per forza. No, anche perché Bartoletti da solo tutti già fa a montarli. Eh no. Ci e chiede. Poi la tratta. E poi la tratta. Com'è essere tra i canapi? Ma com'è? Beh, è emozionante, bello. Ma che ti dice Jonathan, potrai fare il fantino oppure no? Ma ti dice ancora c'è da mangiare un sacco prima di polvere, prima di fare il fantino, che ti dice? No, lui non mi dice, non è che mi dice tu potrai diventare o non tu potrai diventare. Uno, vedrai, quello sono cose, penso anche tu lo devi avere dentro, non è che lo può decidere nessuno. Ce l'hai dentro o no? Uno spera, spero. Uno lo dimostra, se no. Il sogno è fare il fantino. Eh sì. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Massimo Martelli, da sempre appassionato di cavalli da palio, anche vincitore con un cavallo da palio, con Brento. Sì, esatto, Brento. No, vincitore con Cosci prima all'anno e poi con Brento, che è tuttora con me, che ha 20 anni e sta bene, se la vive alla grande. Allora, beato lui, questi cavalli che trovano ste pensioni a vita. Che è insieme alla puledrina che andrà in Roma ora. Che puledrina è? La puledrina nata qua, al Cidosso, e figliola di Gesabele. E babbo, mommo. E ho provato a intraprendere questa strada quanto è che me ne ispiravo, e capirà l'occasione, vedremo nel futuro quello che verrà fuori. Come l'hai chiamata? Un'altra te. Bellissimo. Allora, senti un po', questo è unico zierese, un cavallo di un'eleganza esagerata, bellissimo. Sì, della... Questo è nuovo. Nuovo, sì, è intero. Cavallino perlomeno dimostra essere di testa, l'ha confermato anche l'allevatore. E ora sai, lo sa bene, bisogna vedere. Che hanno detto i dottori? Mi è piaciuto tanto, ora si fa fare le prove notte. Lui doveva già averle fatte a luglio, proprio per motivi di tempo non l'hanno fatte. E niente, quindi ora agosto ci facciamo una bella scorpacciata di cavalli giovani. Io non vedo l'ora di prendere appunti. Lui farà ora questa diciamo impatto su Piazza del Mercato, vedere la piazza senza fare il sacché, però per vedere insomma tutto,
e poi si mette al prato, si sferra e lui nel frattempo poi si fa la castratura e poi si ripiglia a dicembre e si incomincia tutto il lavoro per la provincia, per l'avvicinamento al 2018. Come preparatore hai scelto Elias Mannucci? Sì, Elias, sai, io dico quando me lo domandano, non ti dico l'ho rallevato, ma l'ho visto arrivare lì quando c'era Simone Berni, ragazzino, non ti dico sbarbatelle, sempre, potrebbe essere mio figliolo. Ha visto quelli, gli impatti, che persona brava, grande lavoratore, umile, e nella vita ci vuole un pizzo di fortuna certe volte. Penso se abbinata a tutto quello potenziale che ha, credo possa dire certamente la sua. Marcello Roti insieme a Roy portano Renalzo alle previsite, cavallino acquistato quando era un puledrino, era tre anni, ha fatto il suo primo palio più in colore e poi il cavallo ha fatto un bel passaggio di età. Quest'anno l'abbiamo visto nell'avvicinamento al palio galoppare molto bene con cavalli insomma competitivi e poi l'ha dimostrato definitivamente per il palio di luglio, quindi sei contento? Cioè, la domanda è, sono contentissimo perché ripeto Anno ebbe una grossa delusione perché io credevo anche Anno su Renaldo, però fece un palio in colore in quel modo e ero molto arrabbiato a dire poco, insomma dispiaciuto perché tutti ne parlavano male, che era un cavallo che non era l'ultimo cavallo della provincia di Siena dopo il palio di luglio, sicché questo chiaramente a un proprietario bene non gli fanno, perché quando acquisti un cavallo perché ti piace, perché ci lavori tanto, perché ci credi. Io almeno sono detto a convinzione e penso come tutti, quando lavori un cavallo perché ci vedi qualcosa, perché ci credi e vai avanti. Quest'anno invece a luglio, ripeto, ha fatto un grande palio, mi è piaciuto moltissimo, era Renaldos e niente. Ma è cambiato molto anche durante la stagione di avvicinamento rispetto all'anno prima, il cavallo è andato molto più forte, molto maturato. Molto maturato. Sì, dimostra che più ci gira e più che ci galoppa in piazza del campo e più che ci si fida e sta a migliorare. E questo chiaramente è positivo, penso sia come Fantini, più ci girano più prendono fiducia nella piazza, no? E di conseguenza questo è positivo. Vabbè, il cavallo sta bene, a posto. Com'è rientrato dal palio di luglio? Benissimo. Senti, io dopo il palio di luglio, il giorno dopo, ho chiamato Ciampoli, è venuto giù alla scuderia, gli ho detto fai un controllo generale di tutto, controlliamo il cavallo come è rientrato prima di iniziare a lavorare. Fatto tutti i controlli, il cavallo è a posto, dopo una settimana ha riniziato a lavorare, ha fatto un paio di giorni fuori lì in un tondino e poi ha fatto due o tre giorni di giostra, dopo una settimana ha ricominciato a lavorare e piano piano e come normale dopo. Ha fatto credo 4 o 5 lavori a piano delle fornaci, alcuni più forti, alcuni chiaramente meno, il cavallo ha risposto bene, ha mangiato tutto, insomma quelle caratteristiche sono importanti dopo un lavoro, no? Quindi siamo pronti? Io e Renato siamo pronti, ora sta ai capitani valutare e decidere se prendono o non prendono tutto e Fantini. Montato, mi auguro bene. Che si ricredano qualcuno che ti devo dire. No, niente, non diciamo niente, va bene così. Bene. It's gonna be okay.
Patos e Deozziari non c'è, questa è un'altra notizia. Tutti in lutto. No, lutto no, per niente, però è un peccato perché è inutile che tu abbia una scuderia piena di cavalli di gran qualità e poi non li porti. Ma tu l'ha portati? Patos non l'ha portato. È uno, ma che c'entra? Mia, tutti possano stare bene e avere la stessa condizione tutte le volte. Quindi non sta bene. Vieni a vedere, te lo faccio vedere. Non è che non è bello come sono questi, non lo so come mai, però... o se è questo caldo, il cavallo ti ho detto sta... Non lo portavi? Ma voglia, perché non lo devo portare? Tanto avevo detto un paglio glielo facevo fare, però il cavallo se lo voglio, lo voglio in condizioni. E poi penso se dal cavallo a 10 anni, cioè i cavalli vincano paglia a 12 anni, cioè hanno 9 anni ora, quindi alla fine ce l'ha il tempo per correre. Poi tanto io lo rispetto, gli può fare 2 corse l'anno, quindi non è che non ha la furia di correre o di fare altre cose. Vediamo, tanto il cavallo ora ho portato quest'altro, può fare esperienza a questi e poi vediamo che viene fuori. Senti, qual è secondo te quello più pronto per correre tra Rocco, Cuore e Rex? Ma sono pronti tutti e tre per correre, sì, i cavalli sono tutti e tre pronti. Quale monteresti? Ma io non è, ci sta che vada a cercare anche un altro cavallo, non è mia detto che devo montare per forza mia. Sì, che alla fine vediamo il sorteggio delle contrade dei cavalli mandrà nel 70, alla fine oggi farsi l'idea su un cavallo. È un po' prematuro, però insomma tutti e tre cavalli pronti per debuttare, tutti e tre cavalli stanno bene e poi vediamo. E allora Osama probabilmente non ci sarà perché ieri ha avuto questo infortunio mentre era proprio qua la previsita. Morosita stamani c'era, poi vediamo, Patos non c'è, quindi potrebbe il fatto di non essere dell'assenza di Osama, Sarbana c'era, l'assenza di Osama potrebbe cambiare un po' gli equilibri, no? Quindi molti capitani avevano detto Osama, Poloski, Sarbana, tre punte da prendere, quindi in questo momento potrebbero cambiare degli equilibri, quindi si potrebbe tornare a un lotto molto sul basso. Ma sul basso io non penso, perché c'è anche dei cavalli 9 che vanno bene come quegli altri. Alla fine Sarbana, di più. Alla fine Sarbana ha fatto un tempo 1:13:95, ha fatto il tempo meglio di qualcuno è chiacchierato, non è che ha fatto un tempo di cavallo, e alla fine era il debutto suo, perché l'altro paio è cascato in terra dopo, cioè, gli ha trovato la chioccia nel mezzo, quindi ha fatto mezzo giro. Sì, alla fine penso ci sono cavalli nuovi e possono andare come quegli altri. 10 contrade che corrono, quante sono aperte a montare Jonathan Bartoletti? Ma aperte, io mi sono lasciato tutto aperto, tanto alla fine non è che oggi ho iniziato la stagione dicendo che mi sarei lasciato tutto aperto, poi preferisco non fare nomi perché mi sembra rispettoso verso le contrade né verso Fantini di chi sono e chi non sono, però vado avanti così. Su 10, 7, 8? 7, 8 e? Contrada aperta. No, qualcuna c'è, qualcuna più di riferimento, qualcuna ci ho già montato, vabbè, ma è come tutti, no? Alla fine c'ha le sue. Siamo sempre soliti Fantini e si varia magari a seconda del sorteggio delle contrade, chi oggi ce n'ha 4, chi domani ce n'ha 2, chi domani ce n'ha 1, tanto è così, non è che può cambiare tanto, dipende tanto dalla dea bendata poi alla fine, che magari uno ce n'ha 1, ci va il cavallo e vuole e vince, e chi ce n'ha 5 non fa niente. Ah, quello è vero. Senti, però c'è un'ultima domanda che ti faccio, sentendo i vari capitani, mi sembra di aver capito che sono disponibili a montarti, c'è un'apertura, un buon rapporto sia con la torre che con l'Oca. È una cosa un po' strana, no? Sì, io mi sono messo mal giubbetto nell'una e nell'altra, quindi avevo fatto questa scelta tutta all'inizio dell'anno di non chiudermi niente, si va avanti e vediamo un pochino, tanto alla fine... Penso, ti ho detto che queste contrade abbiano anche dei propri punti di riferimento, quindi alla fine se ci sarà l'occasione, sarà un'occasione giunta per tutte e due, si farà la cosa, se no vedremo insomma ben fuori. Hai detto Patos è a casa perché non è tanto in forma, forse ha sofferto un po' il caldo, e invece Scompiglio in che forma è? Con la vittoria di luglio. Io sto bene, sono quello che sono sempre stato, sono continuato a allenare senza grossi pensieri, e con la concentrazione giusta per fare bene, poi tanto capisco che sempre non posso vincere, però sempre voglio fare il massimo e poterlo fare. Tonino Cossu è appena rientrato dalla Sardegna, sei stato al Palio di Fonni, quanto hai mangiato? Eh sì, abbiamo dato il nostro contributo, siamo stati molto bene, una grande accoglienza e poi chiaramente fa piacere torni nella tua terra, anche se poi più o meno l'ambiente è il solito, voglio dire, però bene, sono stato molto bene. C'erano anche un po' di senesi?
Sì, c'erano gente di Siena, di Asti, di Fucecchio, ormai è, questo il Palio di Fondi è una corsa delle più popolari che c'è di là, quasi della più importante, senza sminuire quell'altra, chiaramente, però ci viene tanta gente. Poi è proprio nel Cucuzzolo della Sardegna, vicino sotto il Gennargentu, sì, che vuol dire un posto meraviglioso, proprio nella Barbagia, ma bello. Cavalli com'erano? I cavalli in ordine, ormai anche lì c'è una selezione, tanta attenzione, perché ormai è l'affare non di protocollo, ma comunque tutta l'attenzione dovuta al cavallo, alla tutela del cavallo c'è, e chiaramente erano abbastanza scrupolosi, c'erano i controlli veterinari, ho trovato tutto, voglio dire, persone abbastanza qualitative anche per quanto riguarda tutto l'ambiente. I fantini com'erano? I fantini... È sempre un posto che i sinesi vanno a vedere per cercare di trovare nuovi talenti, no? È stato quasi un'innovazione, perché non so se tu sapevi, a Fondi era un palio dove si correva con un peso di 60 kg e chiaramente qualche fantino più leggero a volte faceva fatica a montare, perché non essendoci dei coprisella, qualcosa insomma portapesi per poter poi montare, gli si mettevano di queste cinghie subacquee, no? E che venivano delle cose esagerate, rischiose in un'eventuale caduta. Hanno abbassato il peso, si corre con 55 kg, sicché erano fantini molto bravi, fantini che venivano dalle piste, sicché è stata molto qualitativa proprio a proposito, sicché un palio molto impegnativo. Il palio di Siena come sarà? Questo palio di agosto sarà molto impegnativo per i capitani, per i fantini? Io penso che, come al solito, il palio è il palio, è la cosa che già il suo nome dice tutto, vuol dire il palio, come tutti, sarà impegnativo, non c'è verso. Meno male ne fanno solo due all'anno, perché sicuramente farebbero fatica a superarli, è vero. Sì, i fantini mi sembra che chiaramente qualcheduno... Cavallo si sceglie. Che cavalli si sceglie? Ma ora tanto non c'è mica problemi per scegliere il cavallo, perché tanto ciascun fantino ti dà un cavallo, due non te li dà mai, sì, che voglio dire, quando arrivi in fondo sai che se ti tocca uno di quelli hai la possibilità chiaramente di quelle monte più ambite, però penso che, come al solito, se non si inventano niente, i cavalli ce l'hanno. Sono andati allora i controlli in questi due giorni, in linea di massima avete praticamente visto tutti i cavalli che hanno corso a luglio, come stavano? In buone condizioni. Compresa la Sarbana. In buone condizioni, direi veramente in buone condizioni, si stanno un po' ripetendo come si sono presentati a luglio, per cui siamo soddisfatti. Per quanto riguarda i cavalli che hanno corso a luglio, le condizioni anche dopo aver partecipato al palio sono buone? Sì, sì, mi sembrano tutti rientrati bene, quelli visti finora, quindi diciamo in forma. Sì, 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 assolutamente sì, così almeno dall'aspetto clinico mi sembrano tutti in condizione di poter correre. Che Sarbana, quindi. Che Sarbana, sì. Mentre Osama Bin... Tutti i cavalli hanno corso a luglio. Sì, ma è un po' una cosa che facciamo da un po' di tempo, no? Quelli che hanno corso a luglio comunque ad agosto vengono ripetuti degli accertamenti radiografici, sì. Osama Bin ieri proprio qui alla clinica mentre faceva il tondino, una rallegrata un po' troppo esuberante, si è fatto male? Sì, ha avuto un piccolo incidente, adesso stiamo valutando, ancora non sono concluse le fasi della previsa, quindi stiamo valutando come comportarci con Osama Bin. Quindi se vederlo anche nel pomeriggio magari? Ci stiamo pensando. Parliamo di Tornasol,
un cavallo dopo che ha fatto quello che ha fatto a luglio si ripresenta, e come lo avete trovato? Ancora non l'abbiamo visto. No, che cosa pensate di come pensate di comportarvi, volevo dire? Ma adesso non è che sono delle cose preconcette, chiaramente è un cavallo che non ha mai avuto nessun tipo di problemi durante l'inverno, ha fatto tutto il protocollo con serietà, si è sempre comportato bene, ha avuto questo, diciamo, inconveniente purtroppo sfavorevole al palio di luglio, è chiaro che verrà visto, no, con, diciamo, attenzione nei confronti però del suo comportamento, perché credo che da un punto di vista clinico grossi problemi non ne troveremo. E quindi vedremo, insomma, che cosa fare. Sicuramente sarà una decisione attenta e cauta, insomma. Ecco, ma magari, come diceva il suo allenatore Bruschelli, lo vorrei poter riportare almeno alle prove di notte, assolutamente non alla tratta, per vedere se il cavallo mostra dà dei segnali, insomma. Per una questione riabilitativa, rieducativa. Chiaramente le prove di notte rappresentano una fase dell'addestramento dei cavalli, diciamo la fase terminale in piazza, quindi possono chiaramente le prove di notte rappresentare uno step, diciamo, di riavvicinamento alla piazza, se non ci sono chiaramente altre condizioni ostative. Ecco. Possono fargli bene appunto da un punto di vista riabilitativo e rieducativo? Ma certo, sì, certo, chiaramente sì, è comunque un cavallo che dovrà ripercorrere, diciamo, le varie fasi del protocollo. Vi ha sorpreso la scelta dei capitani? Lo so che non entrate mai nelle scelte dei capitani, voi dovete dare i cavalli, quindi guardare i cavalli, però vi ha sorpreso un po' questa scelta lunga, i cavalli nuovi, perché potrebbe anche ripetersi ad agosto. Ma no, direi di no, cioè nel senso che comunque sia i capitani fanno tutta una serie di considerazioni relative al palio, alle monte, che un po' esulano da quelle che sono le condizioni veterinarie, quindi non è che rimaniamo sorpresi se ci mettono tempo a scegliere un lotto di cavalli piuttosto che un altro lotto. Quindi no, per cui da questo punto di vista si è già verificato altre volte, l'abbiamo vissuto come una scelta libera loro che devono fare dei cavalli. Per noi l'importante è che quelli che arrivano lì alla tratta siano in grado di poter correre il palio, poi il resto è un gioco dei capitani. Reinalzo, se è stata una sorpresa voi che l'avevate visto in addestramento in provincia? Beh sì, in provincia anche Reinalzo comunque è un cavallo che è andato parecchio benino, ok? Cioè ci ha un po' sorpreso così da un punto di vista atletico nel palio che aveva fatto prima rispetto a questo, che ha fatto veramente un bel palio. Comunque è un cavallo. È cresciuto. Sì, è un cavallo, diciamo, sicuramente utile, ecco, per il palio, per la giostra. Sì, scusate, per la manifestazione. Oppio a luglio non ha potuto partecipare, poi non aveva finito il percorso addestrativo, ma per agosto come funziona? Cavallo, come l'avete trovato? Ma Oppio, diciamo, non è venuto a luglio perché aveva un problema, diciamo, quel problema è stato risolto, però comunque ci sono tutta una serie anche di difficoltà legate al fatto che non ha terminato il percorso addestrativo, ecco tutto qua, il percorso invernale. Però stava bene adesso, ora come adesso? Sì, cioè nel senso apparentemente le condizioni erano buone. Commissione veterinaria, a cosa serve per il palio di Siena? Una cosa che serve per la salvaguardia e il benessere del cavallo che corre in Piazza del Campo? Ma sì, direi di sì, che per questa manifestazione chiaramente i veterinari sono importanti perché tutelano quello che è, diciamo, l'utilizzo del cavallo nella manifestazione. Diciamo che ha un lavoro un po' che ha i suoi frutti a lungo termine, perché inizia durante le visite del protocollo, quando i cavalli vengono introdotti nel circuito dei cavalli da palio, poi durante l'inverno vengono seguiti durante le manifestazioni, durante le prove, diciamo, che vengono effettuate sia in provincia sia nei circuiti dedicati appunto al palio per l'addestramento, poi arrivano a concludersi prima del palio con le previsite di giugno e di agosto, e poi durante la manifestazione sono importanti perché tutelano, no, in quell'ambito il buon andamento e il buon utilizzo degli animali durante la manifestazione. Quindi diciamo che hanno una funzione non circostanziata ai giorni del palio, ma un po' a tutto l'anno, a tutto il periodo che questi animali sono utilizzati per il palio. Lei dal 2000 o dal 99 che è qua a Siena ha visto crescere l'attenzione verso i cavalli o diminuire?
No, io devo dire che dal 2000 a oggi l'attenzione è sempre cresciuta e cresce in maniera esponenziale. È chiaro che magari stando all'interno non sempre si apprezzano queste cose, però si fanno tanti piccoli passaggi ogni anno, ogni due anni, che tendono, sono volte, a migliorare la condizione e l'utilizzo degli animali nella manifestazione.